La costruzione delle varie forme, diciamo, organizzative di Genova è iniziata subito dopo l'inverno, se non ricordo male, nella primavera. Sono iniziate queste riunioni che venivano fatte, nella sede genovese del WWF, se non ricordo male, dove ci si incontrava una volta a settimana tra varie realtà, dove c'erano realtà di ogni genere, quelle che poi hanno composto Genova, e si iniziava a discutere dei giorni di Genova, non della manifestazione in quanto tale, ma di tutto, delle motivazioni, di come riuscire a costruire una partecipazione a Genova, i vari aspetti che si fanno di solito quando si deve costruire un evento nazionale. I social forum avevano la necessità, hanno sempre avuto la necessità di mediare per tenere insieme tantissimi punti di vista differenti, dalle reti pacifiste fino ai gruppi ecologisti, eccetera, eccetera, ma lo facevano partendo da un punto di vista, secondo noi, sbagliato, che era quello di mettere, come dicevo prima, anteporre le forme di espressione del movimento rispetto agli obiettivi. Allora, prima si raggiunge una mediazione, un equilibrio su cui siamo tutti d'accordo che è necessario, ad esempio, fare un corteo, due piazze tematiche, tre assemblee, un concerto, e poi dopo discutiamo di come ognuno di questi aspetti vada curato. Invece per noi era da ribaltare diametralmente il senso della discussione tra le realtà che volevano partecipare ai controversi. C'era appunto la volontà di costruire un percorso che potesse portare poi a Genova e tra virgolette, in questo palcoscenico mondiale, riuscire a portare i propri contenuti, quindi le proprie idee rispetto a quello che poteva essere il capitalismo, piuttosto che tutto quello che in qualche modo, avere più voce in capitolo, no? A Genova perché si è andati a protestare? Perché si diceva che non possono essere i sette paesi più grandi, industrializzati, più ricchi a decidere le sorti di tutti. Si andavano a strutturare delle giornate di lotta che erano molto simili a qualsiasi altra manifestazione nazionale che andavi a costruire, mentre avvicinandoci a Genova si capiva man mano che non era la solita manifestazione nazionale. Non è l'appuntamento in cui si mette in vetrina un'organizzazione, ma è l'appuntamento in cui si cerca di alimentare un movimento fatto di uomini e donne, giovani e meno giovani, che hanno quell'obiettivo comune, cioè ribaltare i rapporti di forza tra chi ci governa e noi che siamo i cosiddetti sudditi. Lì, poi uno era molto giovane, stava al centro sociale, andiamo a Milano, andiamo a Padova, andiamo a Ivrea, andiamo a Davos, andiamo a Genova, andiamo dove, da qualsiasi parte dove possiamo andare a protestare, a fare alla fine quello A dare che visibilità a delle parole d'ordine, dei contenuti che in è. C'è un qualche momento in modo. cui ti sembra che non puoi essere da nessun'altra parte che non lì a fare quella cosa lì. È
eravamo in questo campeggio, in una scuola, penso verso Nervi, cioè dalla parte di Genova di là, verso La Spezia, insomma, il lato di Genova da quelle parti, e avevamo partecipato alla manifestazione dei migranti il giovedì, quindi nella venerdì notte, verso le... io dormivo su un furgone che avevamo lì, con l'amplificazione e tutto, mi ero messo a dormire lì perché mi trovavo comodo così. Verso le 3, le 4 di notte viene una compagna di Torino, una compagna rappresentativa di certi ambienti, che mi dice: abbiamo appena finito l'assemblea a un altro campeggio che era un chilometro di distanza da noi, siamo in 200-300, abbiamo deciso che veniamo tutti all'appuntamento di domani mattina, quello del Network per i diritti globali, mi sembra che questa fosse la sigla, e veniamo a quello perché riteniamo che sia importante venire lì. Beh, io ho preso atto della cosa, poi ero mezzo addormentato, quindi non è che mi sono messo, ho fatto chissà quali ricostruzioni e altro. Però poi al mattino, quando li ho visti arrivare, dietro uno striscione con scritto Smash Capitalism, uno striscione nero con scritto Smash Capitalism, che erano in 3 o 400, ho preso atto della situazione. Poi da lì si è costituito quello che è il blocco, cosiddetto Black Bloc di quella giornata di Genova, nella giornata del venerdì, nel senso che fin dall'inizio hanno iniziato ad assaltare banche, a danneggiare agenzie assicurative. Io sono andato in moto. Io sono andata in treno, quindi il treno c'era, poi se fosse stato organizzato dal centro sociale a Scatassuna, sicuramente il treno che partiva da Torino c'era. Che giorno sei scesa? Il venerdì, noi siamo partiti il venerdì mattina, quindi in realtà siamo arrivati là nel primo pomeriggio, siamo usciti dalla stazione e c'era già un corteo che correva, c'erano già scontri, quindi noi siamo scesi dal treno, chi è arrivato il venerdì col treno non ha potuto in realtà partecipare dall'inizio alla fine al corteo, perché noi siamo arrivati alle 2 di pomeriggio, siamo usciti dalla stazione, abbiamo iniziato a correre perché ci siamo trovati già in mezzo a una situazione di delirio, sì, da quel punto lì arrivati a chi è sceso dal treno quel giorno ha solo dovuto riuscire ad arrivare poi al campeggio in realtà per dove andare a dormire perché non c'erano già più piazze di concentramento, mi sembrava già che ci fosse una situazione in cui tutto era un po' saltato. Compagni e le compagne che erano lì presenti in piazza, colti di sorpresa dall'arrivo di questo spezzone, che poi nel tempo, anche in pochi momenti, insomma, nell'arco di un'oretta è anche raddoppiato, triplicato, e quindi ha assunto una dimensione particolarmente grossa e tutto quanto, i compagni che chiedevano cosa possiamo fare. Io in quel contesto lì non potevo, ho detto semplicemente la mia. C'è poco da fare. O li portiamo all'attacco della zona rossa, che comunque, per quello che mi riguarda, io nella giornata del venerdì non l'ho mai vista, cioè le reti vere e proprie della zona rossa non le abbiamo mai viste. O li si porta avanti e si va in là, e quindi ci assumiamo questo tipo di responsabilità, o se no, altrimenti assisteremo alla situazione che poi si è venuta anche a creare nelle ore successive. Di fatto poi la polizia ha cercato comunque in quel momento lì è venuta lei avanti e quindi ci si è dovuti confrontare con loro e ci si è separati in diversi tronconi e la manifestazione ha assunto questa dimensione qua. Chi è andato in centro verso Marassi, più o meno definirei così, e chi è andato verso la foce dove c'erano i concerti e poi ha preso il lungomare e poi ha preso altre strade per poi ritrovarsi al pomeriggio nell'area dove poi sono successi gli scontri più gravi e seri. Guarda, si poggia. Tieni americani. No.
vabbè, adesso sono passati tanti anni, non c'era Travaglio, non c'era il Fatto Quotidiano, ma c'erano già tanti, come si può dire, venditori di fumo, gente che crede alle favole, cioè la polizia che attacca i manifestanti pacifici e non attacca nella via successiva il blocco, i black bloc o comunque i manifestanti radicali. Non era così, semplicemente la polizia tra una via dove ci sono 200 armati, tutti pronti allo scontro, e una viuzza o una via dove ci sono dei pacifisti o comunque soggetti, compagni o compagne legate o al mondo dell'associazionismo o della non violenza o della cosiddetta società civile, qual è la scelta che fa? Naturalmente va all'attacco di quelli che sono i pacifisti inermi e non da quelli che, con cui si troverebbe in una situazione spiacevole. Quelli, però questi sono film che si fanno sempre, i complotti e tutto quanto, quando in verità, quando c'è queste situazioni di piazza, le cose sono molto più semplici e molto più lineari. E le cosiddette Molotov della scuola Diaz, un mistero. Ma non c'è nessun mistero. Erano delle molotov, delle bottiglie incendiarie fatte da compagni e compagne di una, che le hanno portate in piazza quel giorno lì per usarle. Ne hanno usate una parte, qualcun'altra è rimasta lì, i poliziotti le hanno prese e le hanno portate, ce l'avevano sul cellulare e le hanno posate alla scuola Diaz, ma non le hanno costruite loro. Su questo ci metto la mano nel fuoco, se vogliamo, nel fuoco vero e proprio, perché ci avevano anche un marchio particolare, quindi venivano dai colli piacentini e cremonesi, da quelle zone lì, e quindi so benissimo come sono andate le cose. Tu eri con noi, sai, quando abbiamo preso quel viale che andava verso il campeggio, che poi c'erano quelli che sfasciavano dietro, però poi a un certo punto da una via arrivano la polizia, sai, non alla caserma. A un certo punto da una via, che era bella grossa, arrivano tutti i cellulari perché avevano iniziato a sfasciare le banche, loro sono arrivati, cioè loro non avevano coscienza di chi c'era lì. Cioè che allora ci siamo messi tutti, sia il network, sia tutta la gente che c'era lì, li abbiamo attaccati, che quelli hanno invertito il cellulare, hanno fatto manovra du scappando, però uno è rimasto quasi bloccato lì, che è sceso il poliziotto con la pistola. Non te lo ricordi questo episodio? Poi ho detto, cazzo, qui si scappa già. Sai, quando scendono con le pistole, si mi marca male. Io avevo iniziato a lavorare nel fantastico mondo del cinema e
stavo partecipando come in reparto di scenografia a un film che si intitola I banchieri di Dio, sul caso Calvi, anche lì misteri nazionali e internazionali, di Giuseppe Ferrara, credo che sia morto. E avevo uno scenografo molto sensibile a queste tematiche, si chiamava Davide Bassan, purtroppo è morto anche lui, una delle migliori persone che ho conosciuto nel mondo del cinema. Cinematografare non sono un granché. Fatto sta che è venuto anche tante volte all'Asca anche lui, e gli ho chiesto, senza mentire, su mutue cose, gli ho detto: guarda, è morto sto ragazzo, io voglio andare, perché cioè quello, come dicevamo prima, la ragione che ci ha spinto un po' tutti, almeno parlo per me, ad andare, che quello poteva essere chiunque di noi, non che poteva essere uno di noi, era uno di noi, era un ragazzo che io non conoscevo, quindi non voglio azzardare nulla di che, però era uno che in qualche modo, a cui non piaceva quello che vedeva, e cercava di fare qualcosa probabilmente per cambiare nel suo piccolo, come tutti noi. Quindi morto lui, ma potevo essere io, poteva essere lei, poteva essere chiunque di noi, avevamo tanti compagni, amici che erano lì a Genova, quindi è stato naturale anche mollare tutto e partire. Infatti venerdì verso le 7, le 8, non so, sono partito con un altro compagno dell'Asca in moto e siamo andati per questo viaggio della speranza. Dopodiché abbiamo dormito e la mattina abbiamo preparato il furgone con le casse, con la musica, e niente, siamo partiti dal campeggio e abbiamo fatto 20 metri. un chilometro o due. Poi, visto quello che era successo, avevamo deciso di tenere la musica spenta per rispetto, un po', visto che non era corteo, c'è sempre la musica, è sempre un po' una festa, almeno io la vivevo così, è sempre un modo anche per stare insieme, anche se porti i tuoi contenuti, porti le tue idee, però allo stesso tempo è un modo bellissimo di stare in mezzo alle persone, insieme alle persone che magari non la pensano esattamente tutti come te, però è un momento di gioia dal mio punto di vista. Io l'ho sempre vissuto così, cortei, a prescindere da come potessero finire o meno. E quindi abbiamo deciso che quel giorno non era un momento di gioia, non era un momento di festa, ma che in qualche modo forse la musica era completamente fuori luogo. E quindi ho preso il furgone insieme a un altro compagno e siamo ritornati al campeggio a posarlo, perché ci sembrava ormai una cosa che non aveva più senso. E abbiamo avuto tutto il percorso di ritorno al campeggio, l'elicottero della polizia sopra di noi. Arrivati al campeggio, ti racconto questo perché è un po' particolare, arrivati al campeggio il compagno con cui ero sul furgone decide di fermarsi lì perché non si sentiva tanto bene. Io ero arrivato la sera prima, sinceramente di stare in campeggio non aveva nessun senso, quindi praticamente gli dico: ma vabbè, me ne vado. Prima che potessi riuscire ad andarmene arrivano 5 o 6 cellulari della polizia già con l'omino fuori dal tetto, con il fucile dei lacrimogeni in mano, pronto per sparare. Si fermano davanti al campeggio e alcuni dei ragazzi che erano lì al campeggio, sicuramente erano lì e conoscevano la situazione molto meglio di me, prendono e vanno e chiudono con la catena il portone. Questi signori in divisa si fermano alcuni minuti, poi prendono e vanno via. Senza senso, cioè non avevano il polso della situazione, non conoscevano le strade. Erano dove non dovevano essere. Erano in un posto dove non dovevano essere. Comunque, fatto sta, loro sono arrivati e se ne sono andati. Io in quel frattempo, una volta che sono andati via i poliziotti, sono uscito e sono tornato nello spezzone di Torino. Dopo un'oretta, perché nel frattempo il corteo si muoveva, era passato del tempo, arrivato al corteo mi guardavano tutti un po' strano perché pensavano che fossi stato arrestato. Io ero
completamente consapevole del fatto che il campeggio, una volta uscito, erano ritornati, questo perché non erano sicuri di dover andare lì, ma erano già, cioè è stato un attimo la dimostrazione stessa che loro non sapevano neanche bene dove dovevano andare e cosa dovevano fare, e avevano arrestato tutti. Sostanzialmente una settimana prima del vertice dovevamo scendere giù a Genova per fare un'ultima riunione, una delle ultime riunioni con il Network per i diritti globali, che era quel gruppo di realtà e associazioni con cui avevamo costruito l'avvicinamento alle giornate di Genova. Ahimè, purtroppo siamo stati fermati a un posto di blocco all'ingresso di Genova, all'uscita dell'autostrada, e durante la perquisizione della mia autovettura la polizia ritrovò un taglierino, o meglio, non è che lo ritrovò, era uno degli oggetti che abitualmente usavo per il mio lavoro. Io avevo un lavoro nel settore delle edicole e quindi il taglierino mi serviva per tagliare i pacchi, le fascette che tengono i giornali. Lì per lì, immediatamente, la polizia non è che ci fece molto caso, se non che poi, allertata la Digos sul fatto che dalle risultanze dei controlli emergeva che eravamo tutti quanti attivisti militanti del centro sociale a Scatasuna, dopo una mezz'oretta interlocutoria arrivò in loco una pattuglia della Digos, e immediatamente il personale della Digos ragionò sull'opportunità di portarci in questura, quindi dovemmo lasciar lì la macchina e fummo caricati sulle pantere della polizia e venimmo scortati alla questura di Genova. E in quell'occasione capimmo immediatamente che si trattava di un'operazione preventiva che seguiva un po' tutta la canea mediatica che ha contraddistinto l'avvicinamento a quelle giornate, per cui si parlava di pericolo di infiltrazioni, pericolo di terrorismo, pericolo di qua, pericolo di su, e capimmo che la giornata sarebbe stata lunga. Morale della favola, la faccio corta, uscimmo dalle questure di Genova con un provvedimento appunto di divieto, di obbligo di non entrare nel comune di Genova per 3 anni. Sentire le notizie di quello che stava avvenendo a Genova e non poterle vivere direttamente è stato veramente difficile, molto difficile. Se poi aggiungiamo purtroppo l'arrivo della notizia che nessuno avrebbe voluto sentire, ecco lì è come se una parte di me si fosse spenta. In quel momento in cui le notizie si rincorrevano, e a prescindere dalla nazionalità del ragazzo che era stato ucciso, in quel momento era come se una parte di noi fosse stata uccisa, e uso questo noi perché penso che ognuno avrà nella sua intimità avuto il modo di elaborare questo lutto nelle diverse forme, però c'era un tratto comune a tutti, che è in quei momenti in cui anche solo uno sguardo o una telefonata faceva trasparire che l'impossibile era diventato purtroppo realtà. Nessuno poteva pensare prima di quelle giornate che poteva succedere a chiunque di noi, e quindi quella consapevolezza di vivere un dramma collettivo non si è spenta in quella giornata. E allora io mi ricordo che mi richiusi in un diciamo silenzio assordante nella mia testa per almeno un paio d'ore, per capire che cosa avrei potuto fare e avrei voluto fare. Va bene, partiamo. E domani chiamo Davide, che come me aveva vissuto lo stesso foglio di via, e anche lui universitario, anche lui giovane ribelle che non accettava di rimanere passivo. Lo chiamo e gli dico: domani ci vediamo alla Gran Madre, e da lì poi in moto vediamo quello che succede, ma noi ci dobbiamo andare a Genova. Operativo da Gamma 14. Sì, avanti, Gamma 14. Luigi, aspetta, guarda. Allora, devo venire giù da Gamma 14.
10 e mezza del mattino all'asilo che ha dato il comune, cioè, ai campeggianti, quelli del No Global, cioè, per la manifestazione di Genova. Cioè. Alle 10 poi le compagne hanno preparato il camion, hanno preparato lì, quando sono partiti verso l'1. Buonanotte, sono partiti verso l'1. Partiti verso l'1, cioè, verso la piazza. Io sono rimasto lì nel giardino di quell'asilo. Cioè. Nel giardino con una non lo so quanti erano, cioè, perché il giardino era enorme, c'è il giardino grande, c'erano un po' di compagni da tutte le parti dell'Italia. Cioè. A un certo punto, verso le 2, infatti siamo accerchiati da 4-5 cellulari dei carabinieri, attorno a quelli, ci hanno entrati lì dentro, hanno chiesto i documenti per identificazione. Verso le 3:30-4, ci hanno caricato nella macchina, ci hanno portato alla caserma di Polzanetto. E lì, da quando siamo entrati, siamo messi fino al giorno dopo alle 10:30. Durante quella rimanenza nella caserma di Polzanetto, al primo impatto siamo arrivati lì, siamo subito hanno messo lì contro il muro, tutte facce contro il muro. Io nel frattempo ero lì contro il muro, arriva un guardia di finanza, perché l'ho guardato e ho visto la fiamma gialla, cioè, ho cominciato a fumare la sigaretta, a soffiare in faccia, cioè, una volta, due volte, tre volte, cioè, ha fatto tre volte, io non sono reagito, cioè, e se n'è andato. Cioè. Poi a un certo punto ci hanno chiamato, hanno spostati per identificazione, per accertamenti, ci hanno spostati da una cella all'altra. Cioè. Durante le cella siamo rimasti fino alle 2-3 del mattino, cioè, in quella cella. Cioè. Durante le rimanenze in quella cella, cioè, abbiamo visto di tutto, cioè, è pieno di compagni e non compagni, lì erano le urle, cioè, le pianto, la sentire, poi i canti di carabinieri, tutti i tipi di canti, cantando il Vittoria, lì, andiamo a caccia, lì, cioè, poi qualcuno di sempre lì, arrivava ogni tanto e spruzzava lì liquido orticante negli occhi. Siamo tornati lì, verso le 2:30-3. Ci hanno spostato in un'altra cella, hanno detto state tranquilli, adesso potete dormire, cioè, perché arriva il ministro era il ministro Roberto Castelli, cioè, in quel momento mezz'ora silenzio totale, cioè, si è messo silenzio totale nella caserma, poi dopo di verso le 4:30-5, alle 6 ci hanno spostato un'altra cella, cioè, un'altra cella di una stanzione, cioè, poi hanno cominciato a smistarli di verso le 9:30-10, io non ce la facevo più stare lì in piedi, mi sono seduto. Arriva un signore lì, della guardia carceraria, uno vestito di posto dell'ordine, ha ordinato di aprire la cella. Apri la cella, ha aperto la cella, è entrato lì dentro e ha cominciato a scaricare su di me le manganelle. Per 10 minuti scaricare le manganellate. Nel frattempo mi hanno rotto anche l'orologio, era le 9:10. Cioè. Poi se n'è andato, gli altri gli dicevano lascia perdere, quello lì ti porta i guai, cioè, ce l'hanno portato via. L'hanno portato via e sono rimasto seduto lì per terra. Il 22 luglio ci hanno portato in carcere di Alessandria, ma prima di portarci in carcere di Alessandria
ti hanno portato in una stanza per identificazione, per vedere lì cosa hai dei documenti, di controllare, di fare perquisizione. Ti hanno fatto lì spogliare in mezzo alla gente, cioè, eravamo a 4, 5, 6, cioè, la porta si apre, si chiude, ti hanno spogliato proprio totalmente per fare la perquisizione. Cioè. Mi sono incavolato, ho chiesto una sedia, cioè, la guardia carceraria mi ha detto no, devi sederti per terra. Cioè, mi sono seduto per terra, con difficoltà mi sono alzato, con difficoltà mi sono seduto. Alla fine hanno fatto la perquisizione e non c'era nulla, cioè, sapevo. Cioè. Ti hanno portato, alla fine ti hanno caricato sul cellulare, portato nelle carceri di Alessandria. Cioè. Sempre con la mano sulla testa passata. Cioè. Poi ti hanno messo lì dentro, subito in una stanza contro il muro, cioè, ad Alessandria. Arriva la guardia carceraria, ti ha guardato, cosa state facendo così? Ti hanno ordinato di stare in quella maniera. No, 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 sedetevi. Cioè. Ti ha fatto sedere, appena siamo seduti, tutti quanti siamo addormentati. Perché il giorno prima, la notte prima, non eravamo né addormentati, né mangiato né bevuto. Poi a un certo punto ci chiamano uno alla volta e ci hanno smistato nella cella. Cioè. Ti hanno dato un sacchetto di un arancio, un uovo, un pomodoro, un panino. Cioè. Ti hanno dato un sacchetto di carta, ci hanno messo nella stanza, abbiamo mangiato e dormito fino al giorno dopo. Cioè. Il giorno dopo arriva il giudice per convalida dell'arresto. Arriva il giudice e va a leggere i capi di accusa. Cioè. Che io distribuivo bastone e spranghe di ferro a tutti i manifestanti. Scendevo dal camion, c'era un camion, lo distribuivo a loro. Allora io mi sono quasi incavolato e stavo rovesciando il tavolo. L'avvocato mi ha detto no, non fermo, mi ha fermato. Poi torniamo, adesso di due secondi solo in caserma di Polzanetto. Alle 3 del mattino, mentre eravamo seduti tranquilli, arriva uno col blicco di carta. Mi diceva per scegliere l'avvocato, mi dava in mano un documento. Un documento c'è scritto nome, cognome, disse, poi indagato di 4 righe vuote. Allora io ho guardato in faccia e ho detto, ma indagato di che cosa? Ha detto, indagato di, qui una storia lunga. Ha detto, io risposta, io non posso affermare su una storia lunga. Allora non firmi? No. Andato e tornato dopo mezz'ora ha scritto tanti numeri su quel foglio. Ha detto, ma cosa sono questi qui? Sono articoli. Io non c'ero il codice penale dietro per interpretarli. Allora rifiuto di fermare? Sì, rifiuto di fermare. È quello di caserma di Polzanetto. Quando siamo... Si è andato oltre? Sì, perché meglio io sono andando avanti e poi tornato indietro due secondi, va bene, no? Thank you.
E infatti la lettura che poi si è data, cioè che la storia ha dato in qualche modo, no? Soprattutto alla giornata del venerdì e alla giornata del sabato, è una lettura, non riesco a trovare una definizione, scellerata della realtà, nel senso che ci siamo portati da subito e poi ancora negli anni a venire questa caccia all'infiltrato all'interno del corteo, il tentare di trovare un nemico che potesse essere o l'infiltrato della polizia piuttosto che l'infiltrato ultras, perché si nominavano spesso gli ultras, piuttosto che l'infiltrato black bloc, piuttosto che tutta una serie di quasi di scorie che non facevano parte di quel mondo. E mi ricordo le giornate dopo Genova, quando ci sono state le manifestazioni nelle città, si andava alla caccia del fazzoletto tirato sul volto, si andava alla faccia del ragazzo che insultava le forze dell'ordine, si andava a tentare di, come posso dire, di rinormalizzare una cosa che non era normale, perché noi siamo usciti da quelle giornate con le ossa rotte, con un compagno ucciso, e questo per una generazione come la mia non era mai successo. Noi avevamo i ricordi dei morti di piazza degli anni 70, che comunque erano ricordi lontani, non li abbiamo mai vissuti. Invece la mia generazione per la prima volta ha vissuto un lutto all'interno della piazza, ucciso da un ragazzo, uno di noi, che poteva essere chiunque di noi, ucciso dalle forze dell'ordine. Quindi non c'era niente di normale, non c'era niente come prima da quel punto di vista, non potevamo leggere le cose allo stesso modo. Mentre dall'altro lato c'era questo tipo di lettura, di necessità, no? Di giustificare una serie di cose trovando un nemico. E il nemico poteva essere esterno, cioè gli infiltrati, quelli vestiti poliziotti infiltrati, piuttosto che le schegge di impazzite, di black bloc, di gente di questo corpo estraneo a tutto e a tutti che di colpo si palesava. Le verità sono ben diverse, e tutto questo ha portato anche alla negazione della pratica dello scontro rispetto a un obiettivo, cioè quello che man mano veniva ucciso da questo punto di vista era proprio la pratica dell'obiettivo, che invece è sempre stata una cosa normale nei movimenti. Quando c'erano da bloccare le centrali nucleari bisognava andare davanti ai cancelli e tentare di tenere chiusa sta centrale nucleare, non c'era un altro modo. E quindi bisognava praticare quell'obiettivo in maniera pacifica, significava sedersi, legarsi con le catene e farsi scassare di mazzate da parte delle forze dell'ordine. In maniera attiva significava tentare di bloccare le forze dell'ordine, bloccare gli accessi, fare i sabotaggi e quant'altro. La pratica dell'obiettivo è quella che distingue le parole dai fatti, e i movimenti possono solo fare i fatti, non possono fare solo le parole. Ed è una cosa che abbiamo imparato poi dopo, queste scorie ce le siamo portate dietro per altri 10 anni, nel senso che noi abbiamo avuto poi coraggio invece nel 2011, dopo lo sgombero della Libera Repubblica della Maddalena in Valle, quando era riuscita ancora una volta la cosa dei black bloc, perché eravamo in tanti con i cappucci neri, avevamo i kiwi e ci difendevamo dai lacrimogeni, era di nuovo uscita questa solfa, era uscita non all'interno del movimento ma nella narrazione che veniva fatta dai giornali e dalle veline della questura. Lì per esempio si è riusciti veramente a rompere questa cosa dopo 10 anni, e per me è stata veramente una liberazione sentire dire al popolo della valle: ma qua non ci sono i black bloc, perché siamo tutti black bloc, se la mettete così, e neanche a prendere le distanze, ma a rivendicare la pratica di un obiettivo. Allora lì è stato un sospiro di sollievo, cioè dopo tanti anni, no, raccontare una cosa come Genova, ragionare su Genova negli anni, come posso dire, si formano delle percezioni diverse, anche se non la si vuole raccontare con un l'avevamo detto, no? Il racconto, la storia, le esperienze che vengono fatte fanno sì che anche quando rileggi quelle giornate o le vuoi raccontare a qualcuno, le cose cambiano nel tempo. È normale che sia così. Quello che invece non cambierà mai, e io sinceramente anche adesso mentre ne parlo faccio sempre fatica a riuscire a parlarne, invece è l'uccisione di Carlo. L'uccisione di Carlo è una cosa che possono passare 200 anni, ma se uno è ancora vivo per averla vissuta, la vivrà sempre allo stesso modo come quel giorno, perché il pensare a tutto quello che è successo, no, a Carlo, cioè un ragazzo che non era inquadrato
nello schema della piazza che c'era in quel momento, il coraggio di stare davanti, il tentare l'assalto e la difesa del corteo che avevi dietro, è una delle cose in cui ci siamo riconosciuti tutti. Chiunque di noi poteva forse essere lì, o forse no, ma soprattutto per la questione del coraggio e del riuscire ad avere coraggio di stare fino all'ultimo davanti e poi morire. E quella morte per una generazione come la mia ci ha colpito fortemente, perché noi sapevamo che si poteva morire in piazza, ma era un ricordo dei libri, un ricordo degli anni 70, un ricordo delle cose. Quella è stata, il 2001 è stata la prima volta che uno di noi è morto all'interno di una piazza, ucciso dalle forze dell'ordine, ed è una cosa che non potrà mai cambiare, quel sentimento che ci portiamo dietro, quella rabbia, quell'odio, quel ricordo che ogni luglio portiamo così alto di Carlo, oltretutto in passamontagna, in una cosa che sentiamo molto, molto nostra, quella non potrà mai cambiare. Chiunque l'ha vissuta la tramanderà sempre con il giusto odio e con la giusta sensibilità per ricordare lui e per avere sempre un patrimonio che ci portiamo dietro, che è quello di quel tipo di voglia, di libertà e di affezione alla lotta, che è quello che nella realtà rappresenta più di tutto e tutti qualsiasi tipo di percorso per cambiare le cose, per lottare contro ogni forma di ingiustizia, con un passamontagna e con un estintore in mano. People dying, people crying, I don't know why Babylon you're killing my people every day.